19 gennaio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Giosuè 1:5. Dio allontana la paura. 1. In questi giorni, è riaffiorato nella mia mente il ricordo vago di quando, quasi undicenne, leggevo la paura negli occhi di centinaia di persone durante i giorni del devastante terremoto del 1980. Quei discorsi che si rifacevano alla fine del mondo a una presunta manifestazione del giudizio di Dio. Insomma, c'era tanta paura, e ciò che spaventava di più era l'insicurezza del domani. La sensazione che poteva capitare il peggio da un momento all'altro. Forse esagero, ma è la stessa, o quasi la stessa paura che leggo in decine di volti oggi, in chi ha perso il lavoro, chi è sotto l'oppressione di una malattia incurabile, chi è preso dai debiti contratti per sopravvivere, e potrei citare diversi motivi perché la gente ha paura. Come vorrei trasmettere ai cuori la realtà del verso di oggi? Come vorrei scrivere nelle menti dei miei amici timorosi che l'unica fonte di speranza è Dio? Incidere nei loro cuori il coraggio che Dio sa dare ai suoi figli. Decine di volte nella Bibbia leggiamo questa espressione: io sarò con te, è Dio che lo dice ad Abramo, a Mosè, a Giosuè, a Davide e infine Gesù lo promette ai discepoli. Oggi chi crede lo realizza ogni giorno. Se Dio non fosse con noi, saremmo veramente perduti. Se Egli non proteggesse la nostra vita, se non combattesse per noi le battaglie pericolose e impossibili, se Egli non custodisse l'uscio del nostro cuore, saremmo perduti. Notate, Dio dice come sono stato con Mosè. Mosè rappresenta la fedeltà di Dio del passato, di ieri. Continua domani. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.